basta dire che somiglio a Edward Cullen. Mai sentito parlare di The Boondock Saint? Malignati, gli uturbati, presi a male, presi di coscienza, presi di posizione, o presi e basta. Che figata. Ossequi, oggi faremo i cinofili. Bravo cane piccolo, cane bello cane. Cioè i cinefili. Sapete, io ho sempre adorato il cinema. Le situazioni che si possono creare soltanto al cinema. Quelle storie con un lieto fine che esiste solo al cinema. Quelle cazzate che non stanno né in cielo né in terra che si vedono solo al cinema. Ma chiaramente non voglio allontanarmi dal tema principale del mio canale, perché poi mi attaccherete le pippe da qui alla prossima epifania. Quindi chiaramente parlerò dei film che trattano di musica hip hop. Tipo Wild Style. Eh? Beat Street. Eh? 8 Mile. Eh? 8 Mile è un film del 2002 diretto da Curtis Hanson con protagonista il grande Eminem. Porca puttana, quanta gente è stata deviata da questo film. Quante menti sono andate a puttane per colpa del film 8 Mile. Cioè il film parte con lui che va a fare una battle di freestyle in un contesto non specificato e si blocca. E tu dici all'inizio... Minchia, si prospetta un film figo. Il protagonista fa la figura del minchione entro i primi 5 minuti. Sarà una gran figata di film. Oddio, non voglio negare questo, per me è una figata di film, mi è piaciuto parecchio. Solo che ha una morale, delle scene e dei contesti che secondo me sono più che realistici. Ora, chiaramente non sono di Detroit e non so come funziona il rap in America, ma sembra un po' surreale come situazione. Certo, dicono che il film è basato sulla vera storia di Eminem, ed effettivamente Eminem è stato notato a una battle di freestyle. Sì, alle Olimpiadi del rap. Dr. Dre l'ha visto alle Olimpiadi del rap. Mentre qui sono in un cazzo di locale in periferia a Detroit. Cioè tu da che non riesci a spiccicare mezza parola, ti rompi i coglioni mentre sei al lavoro, ti fai coprire per un paio d'ore, vai lì e li batti tutti, così senza dignità? Ok, il cinema è fatto per sognare. Premesso che, vabbè, sto dando per scontato che tutti abbiate visto il film. Lui nella battaglia finale va lì, dice tutte le probabili cose che il suo avversario gli avrebbe detto contro e lo lascia zitto. Cioè, un colpo di tua madre me lo suca, non poteva uscirci, dici che sei... che eri il campione in carica, imbattuto, incredibile. Resti bloccato, tipo che non sai che dire, yo-yo, e gli dai il microfono depresso. Poi l'epic win più bello di sto film è che Eminem dice a Papa Doc: tu non sei Tupac. Anthony Mackie, che interpreta Papa Doc, nel 2009 farà proprio Tupac nel film di Notorious. Quanto cazzo può essere strana la vita. E per concludere, la perla di saggezza più bella del film. Mi hai chiesto a che punto devi smettere di vivere quassù e cominciare a vivere qua giù? Che cazzo di perla di saggezza è questa? Cioè, io francamente non l'ho capita. Ora va bene, nei commenti mi riempirete di parolacce. Una grande frase profonda che io, sul momento, al cinema, nel lontano 2002, non l'ho capita. E tuttora, se ci penso, resto maledettamente perplesso. Cioè, mi ricorda più... Vi prego di rispondermi con un video aggettivo di pochi secondi di risposta qua sotto e non là sopra. Appunto. Un pollo! Il secondo film che vado a proporvi è un film indirizzato principalmente a un pubblico femminile. Voi vi fate i ditalini per Brad Pitt, ma non voi, voi donne, non vi fate mai i ditalini per Simone Giuseppe. Non li vedete, fate mai. Quindi questo è un film che ha rincoglionito per lo più delle ragazze. Io che da molto tempo dico vagina al profumo di albicocca o vagina al profumo di Chanel numero 5. Ma non si tratta dei vari Dirty Dancing, Street Dance Fighter, Dance della Madonna e Hitmania Dance. Sto parlando di... Honey! Honey è un film del 2003 diretto da Billy Woodruff con protagonista Jessica Alba. A parte il fatto che dal titolo... miele... sembra un pornazzo, e data la presenza di Jessica Alba ci speravo pure. È un film che, non posso dire che mi sia piaciuto, ma non mi ha fatto proprio ribrezzo, incentrato sulla danza hip hop.
La debolissima trama di questo film è incentrata sulla protagonista, Honey Daniels, una ragazza che vuole muovere il culo nei videoclip rap. In breve tempo, inventando una cazzata, diventa una coreografa. Meritocrazia, in Italia non esiste. La cui carriera viene prematuramente stroncata dal regista Michael, dato che le chiede dei favori sessuali e lei non accetta. Un'altra cosa che in Italia non esiste, e questa è anche una cosa che mi ha dato fastidio. Bene, mi fa piacere che avete preso la vostra protagonista e l'avete resa una brava ragazza che non dà il suo corpo per lavorare. Anche questa, scusate il cinismo, è una stronzata! È una grandissima stronzata! Ora so che tutte le ragazze che stanno guardando questo video cominceranno a fare "No, ha fatto bene, è impossibile!" Io non ci credo che se l'unica cosa che vi separa dal sogno di tutta una vita è un c***ino, voi non lo fate. Sono un cinico di merda? Va bene. Ma io non ci credo. Insomma, dopo un bordello di scene di ballo, di coreografia e di questa situazione che, ripeto, per me è impossibile, avviene che la grande Missy Elliott deve fare il videoclip e vuole a tutti i costi Honey. Per forza! Non ci sono cazzi! Deve trovarla e se ne va a cercarla lei personalmente. Anche questa cosa. Nella vita reale, va bene, gli do un 50% di credibilità. Ma nella mia mente cinica, la scena reale sarebbe dovuta essere una cosa tipo: dobbiamo fare il video, voglio Honey Daniels. L'ho licenziato. Sì, ma questa coreografa che hai assunto non mi piace. E che problema c'è? Siamo in America, mica siamo in Burkina Faso. Qua è una lista con 150 coreografi pop più che qualificati. Ok? E fu così che la dolce Honey non riuscì mai a realizzare il suo sogno. Ora fa la commessa nella ferramenta di famiglia. Fine. E per concludere questa maratona di deviazioni mentali, quale film migliore di Get Rich or Die Tryin'? Opera d'arte di Jim Sheridan del 2005, con protagonista il mitico 50 Cent. Il film ha una storia abbastanza lunga e complessa, per questo l'ho preferito molto agli altri due, quindi non posso ricapitolarvela, ma ve la dico in grandi linee. Lui vende crack, va in galera e inizia a scrivere rap, esce dalla galera e vuole fare rap. Dopo aver fatto i conti col suo passato ed essersi beccato 9 pallottole, inizia a fare il rapper, a grandi linee. Ma porca troia quante cose assurde vi troviamo all'interno. Allora, partiamo dal fatto che 50 Cent è una figura molto, molto carismatica. Allora, partendo da questo presupposto, qualcuno mi spieghi perché questo film sembra fatto affinché tutte le donne del mondo vengano assalite dalla brama implacabile di farsi 50 Cent e tutti noi uomini del mondo veniamo assaliti dalla brama incolmabile di essere come 50 Cent. Porca troia, la presenza scenica ce l'ha. La trama rispetta questa sua presenza scenica. Perché riempirla di atteggiamenti da macho e di frasi fatte che sono odiose? Tra cui il titolo, la tagline del film e il titolo anche di un disco di 50 Cent: diventa ricco o muori provandoci. Parlerò male di sto film o morirò provandoci. Che fai? Prendo un po' d'acqua. O morirò provandoci. Mi laverò i denti. O morirò provandoci. E dico solo questo, non voglio fare il criticone del cazzo, ma è incredibile quanto debbano pompare il personaggio di 50. La prigionia di 50 Cent è una cazzata dietro una cazzata che va oltre una cazzata. Anche qui voi mi direte sempre: vabbè, una cosa così è una cosa astratta, è per rendere il concetto. Sì, ma che cosa orribile è? Cioè, vogliamo parlare delle sue recording session in cella? Ha delle cuffie e un microfono di merda da computer. E quelle registrazioni gli escono con una qualità audio a dir poco eccellente. Senza contare che registrando in presa diretta ha già le doppie voci. Poi una cosa che non ho capito, che ho visto anche in altri film: perché i testi li scrivono con le lamette a muro? Non ti puoi fare dare carta e penna? Che nessuno mi venga a dire: non danno penne ai detenuti perché possono essere armi pericolose. Sti cazzi, le penne noi e le lamette sì? E la cosa più fastidiosa, perché questa cosa veramente mi ha battuto al cervello fino a farmelo scoppiare, è il fatto che questo film ti incoraggia ad apparire. Avete presente i tipici montaggi dove succedono tante cose in fretta? E c'è il montaggio chiaramente della sua ascesa verso il rap. E porca troia, i tatuaggi. Che vuol dire? Cioè, ti devi tatuare per fare il rapper? Cioè, se non sei tatuato non sei figo? Cioè, scusate, se non sei tatuato non sei figo, quindi non puoi fare il rapper. Yo. Ma che assurdità è questa? Cioè, questo film ti incoraggia nella maniera più assurda ad apparire, a essere il modello di rap inculcato da quei cazzo di americani. Ripeto, per me in generale è un bel film, ma manda dei messaggi ai poveri cervelli di chi lo guarda
veramente, veramente sbagliati. Comunque, il video finisce qui. Avrei voluto anche parlarvi di quanto vorrei accoltellare i doppiatori di Wildstar, di quanto siano irritanti tutti i personaggi di Hustle & Flow, di quanto Tupac sembri un testa di cazzo in Notorious. Ma penso che 3 film per volta e 9 minuti di video per sta settimana bastino. Tuttavia, se questo video vi è piaciuto, farò volentieri una parte 2. Se non vi è piaciuto, tornerò con i classici. Che ha poca importanza, perché anche se facessi una parte 2 di questo video, poi tornerei a fare i classici. Prima di chiudere vi informo che lunedì 18 marzo sarà online su Love Die TV il nuovo video di Gelo Terzo, estratto dal suo ultimo disco Sereno Variabile. Sarà il video di Non So Ancora, prodotto da Fresh Beat e col featuring di Gesone del vostro cuore. E niente, se vi piace la nostra musica vi suggerisco di iscrivervi al canale Love Die TV, dato che tutti i videoclip vanno caricati lì. E se vi piacciono le cazzate che dico e non lo siete ancora, scrivetevi qua. Detto questo, bless. Vendetta vera, non finirò in galera, fritto c'è maldati.